Benvenuti, benvenuti, eccoci di nuovo qui, ore 12 in diretta nel nostro salotto. Anche oggi tanti ospiti, tante belle notizie. Allora, intanto vedo tanta carne al fuoco, al fuoco, perché abbiamo, voglio dire, tanti argomenti di cui parlare in questo martedì 21 novembre. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno Giovanni. Allora, giornata di novità. Ah sì? Sì, almeno dal punto di vista informatico, tecnico, sì. Ma queste sono cose nostre. Ci stiamo aggiornando così un po' tutti quanti qui in TV. Seguiremo naturalmente l'evolversi di quanto sta avvenendo in Italia e nel mondo con degli aggiornamenti e delle notizie che tra poco vi daremo. Ma intanto voglio ricordare che tra gli ospiti oggi avremo modo di parlare della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita nel 1999 dall'ONU. Oggi ne parleremo perché naturalmente ci si prepara, sta per arrivare, sarà il 25 novembre, e domani ci sarà un incontro alla Sala Forum in via Speciano 2, un incontro per parlare appunto di queste violenze contro le donne, di cui per fortuna si parla sempre più spesso, e soprattutto di quello che fanno le tante associazioni impegnate su questo fronte. Oggi è martedì, quindi c'è anche il nostro wedding time. Oggi sarà qui la nostra Daniela Corti e ci porterà un bellissimo abito da matrimonio, perché oggi parleremo appunto di abiti, un momento delicatissimo ovviamente per le spose, e ovviamente capiremo qual è il modo per affrontare la scelta dell'abito. E gli sposi? Gli sposi sono sempre più facili, dai. Ma insomma, sarà facile, ma io a volte trovo delle cose un po' ridicole, no, in giro, allora, quindi... Tra gli abiti da sposa e da sposo... Si potrebbe lavorare anche su quello. Tipo quei cravattoni, ecco, tutti, quello spillone, quelle cose... Vabbè, sì, parliamone, sì, sì, va bene. Allora, oggi donne, però, Parliamo poi, come di consueto, alla martedì parleremo di musica. Verrà a trovarci il nostro super critico Roberto Codazzi, oggi in compagnia di Raul Rodriguez, che è il direttore del coro di Voci Bianche, che tra l'altro si è esibito recentemente durante la stagione lirica del Ponchielli nella Carmen di Bizet. E poi torneremo a parlare del grande Ugo Tognazzi, perché arriva tra gli eventi ovviamente in programma di Cremona per Ugo lo spettacolo, l'opera contemporanea Guardiana, con la regia di Gianmarco Tognazzi, e sarà in scena qui al Teatro Filo il 5 e il 6 dicembre, quindi tra poco ne parleremo qui in studio. Per quanto riguarda la cucina, oggi non è una puntata per vegetariani. No, assolutamente no, perché oggi facciamo i bolliti, quindi ecco, scopriremo tutti bello, i segreti per fare il bollito bello, perfetto. Bello, così, giusto l'anticipo. Sì, diamo un'occhiata come apre Cremona oggi. Vediamo un po'. Virgo Fidelis a San Luca, la celebrazione è sentita per la patrona dell'arma, e quindi poi naturalmente avremo modo di avere gli approfondimenti per quanto riguarda questo evento durante il telegiornale che vi aspetta come sempre alle 13.30. C'è poi una notizia di un incidente, uno scontro tra un'auto e un camion sulla via Bergamo. Purtroppo è morta una donna di 77 anni, è accaduto questa mattina poco dopo le 9. Venerdì alla Camera di Commercio Flavio Caroli presenta il suo nuovo libro. Lasciamo Cremona per andare poi a livello nazionale con il Corriere.it. Pensioni, il governo apre su giovani e donne, critica solo la CGIL perché dice il testo è insufficiente. Una dirigente accusa Tavecchio, che adesso che si è dimesso salta un fuori tutte. No, anche lei. Sì. Mi ha molestata, ho prove in un video, addirittura c'è il video, lo denuncio. Più episodi, ho prove, video e audio, si tratta di violenze anche morali, psicologiche, sono recenti. Una violenza sessuale deve essere denunciata entro 6 mesi per essere perseguibile, precisa, illegale. Ah, ecco, vedi. Ah, questo non lo sapevamo. Sì, perché altrimenti c'è la violenza con la rincorsa, insomma. Un po' prescritta. Allora, la faccenda del sorteggio, che non riguarda il calcio, ma riguarda l'Agenzia del Farmaco, il voltafaccia della Spagna, così Milano è stata sconfitta nella gara per l'EMA, persi 1,5 miliardi di euro. Siamo un po' così, perdiamo un po' di colpi ultimamente. Mi stupisco che ancora nessuno abbia detto che è colpa di Renzi. Secondo me prima o poi qualcuno salta fuori, perché si sa, è sempre tutta colpa di Renzi. È colpa di Renzi, l'ha detto. L'alternativa di Galimberti. Perché... o di Galimberti, potrebbe essere anche colpa di Galimberti. Allora, per quanto riguarda Repubblica.it, pensioni, proposta di Gentiloni alla CGIL CISL UIL, troviamo l'accordo e lo blindiamo in Parlamento. Bersani Orlando, duello sulla proposta, ipotesi di confronto dopo il voto. Attenzione, taxi in sciopero oggi, blocco del servizio dalle 8
alle 22 e direi che per il momento è tutto. Vi ricordo la nostra programmazione di Cremona 1 questa sera, Basket & Co. alle 21, ovviamente si parlerà di Vanoli dopo l'ennesima, ahimè, sconfitta, e vi ricordo anche il nostro numero di telefono 338 60 10 112 per scriverci in diretta. Io saluto come sempre una delle nostre telespettatrici, oggi saluto la nostra Andreina che ci segue sempre con tanto affetto. Ciao Andreina. Ciao ciao, bene, siamo pronti per mettere in moto il nostro carrello? Sì. La lista della spesa in realtà ce la possiamo fare dire tra poco, perché qui è il trionfo della carne, abbiamo tutti i tipi di carne, quindi adesso ce li faremo elencare per bene dal nostro super macellaio, e poi verdura e poi prezzemolo, perché faremo una salsa verde e poi anche un po' di ingredienti per il ripieno, però sono talmente... Ma c'è anche l'oca? Tanti, l'oca non ce l'ho, vado. No, okay. Vado, facciamo la nostra spesa con il nostro macellaio, Giancarlo Ruggeri, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, guardate qua che banchetto succulento che ci abbiamo qui davanti nella nostra cucina, perché il nostro Giancarlo, macellaio di fiducia, ci ha portato praticamente tutti i tagli che è per fare un buon bollito, sì, un ottimo bollito. Un ottimo, diciamo, sì. Allora, sì. Da dove partiamo? Illustriamo un po'. Beh, di nostri pezzi che abbiamo magari dai tagli di carne che vanno usati per primi, diciamo che sono quelli che vanno messi ad acqua fredda, sì, per arricchire il brodo, per, okay, dare più sapore al brodo. Quindi partiamo dai pezzi di carne mista con l'osso. Vediamo abbiamo... se riusciamo, aspetta che sposto questi che non riusciamo se no a vederli. Abbiamo una questo punta... cos'è? Questa è una punta di petto, questa è di bue, però ecco, generalmente per il buon bollito si usano delle carni di animali un po' maturi, non troppo giovani, e ben finiti, cioè ben finiti noi per finitura intendiamo il punto di ingrasso che devono avere. Okay. Quindi ecco la punta di petto, poi abbiamo il traversino che è un'altra, sì, parte dell'anteriore, quindi si usa buonissima da mangiare, però è quella che arricchisce di più il brodo. Ok. Dopo c'è, di solito si dice che per fare un buon brodo bisogna mettere la carne ad acqua fredda, e quando si vuol mangiare un buon bollito bisogna mettere la carne ad acqua calda. Perché così noi, i succhi della carne... Ecco, esatto, perché scaldandosi il brodo, scaldandosi l'acqua, i succhi escono e danno sapore al brodo. Mentre se mettiamo il pezzo di carne ad acqua bollente si chiude, i succhi rimangono chiusi questo dentro. Questo è un passaggio fondamentale, se si vuole il bollito, sì, buono o il brodo buono. O il brodo buono, esatto. Però noi possiamo evitare, cioè ovviare a questa cosa facendo sia uno che l'altro. Quindi se mettiamo la carne mista con l'osso ad acqua fredda, naturalmente insieme alle verdure, sedano, carote, cipolla che, certo, sono la base, qualcuno mette qualche chiodo di garofano nella cipolla, quello è facoltativo. Quindi portato a bollore questo, si sala naturalmente l'acqua, portato a bollore questo noi mettiamo il pezzo di carne magra, io in questa occasione ho portato un pezzo di spalla. Sì, che, diciamo il quadrato, sì, vero? Ok. Un pezzo di spalla che questa è quella da fare a fettine, potrebbe il bollito da mangiare, da affettare. Quello si mette ad acqua bollente, quindi si racchiudono i succhi e la carne rimane più saporita. Quindi nello stesso tempo abbiamo il brodo buono dato dalla carne mista e la carne buona data dalla carne magra. Poi dopo ci sono tutti gli altri componenti del bollito, il cappone o gallina. In questo caso, periodo natalizio, io ho pensato di portare il cappone. Il cappone, che è più giallo. È più giallo, è più adatto al bollito, che è più adatto al bollito. Poi magari lo riempiamo. Poi magari lo riempiamo. Il tempo, esatto, per mangiarlo sarà difficile, che ci arriviamo, però abbiamo anticipato qualcosa. Sì, ovviamente qua. Poi, esatto, i bolliti hanno sempre dei tempi di cottura molto esatto, lenti. Esatto, sì, va cotto specialmente... Particolarmente la cottura deve essere molto lenta, per il brodo deve essere il più chiaro possibile. Quindi se facciamo una cottura veloce il brodo si scurisce, si torbidisce, mentre se facciamo una cottura lenta il brodo rimane più chiaro. Okay. Dopo ovviamente se uno vuole un brodo più chiaro a fine si può chiarificare il brodo con la chiara d'uovo e tutto il procedimento. Adesso non lo, sì, sapevo io, vedi? Sì, di solito chi vuol far bella figura con un brodo limpido per i marubini, diciamo, tolto il bollito, tolto i vari tagli del bollito, si prende il brodo, sì, si sbatte una chiara d'uovo, si mette nel brodo, si fa bollire ancora e poi si filtra, diventa un brodo limpidissimo
che è il classico d'amaro vino. Ma dai, ma non c'è, non rimane il sapore della no, assolutamente, non dà nessun sapore, però il brodo è limpidissimo, proprio classico d'amaro vino. Ah, vedi, abbiamo scoperto, almeno io ho scoperto una cosa, magari poi le massai a casa lo sapevano già, ma io oggi l'ho imparato. Sì. Qui abbiamo anche la lingua. Ecco, poi abbiamo le varie frattaglie. Mm. La lingua, io generalmente uso la lingua salmistrata, la lingua salmistrata perché mi dà più colore al piatto del bollito. Faccio che mi dà vedere, più... Sì. Riusciamo a inquadrarla. Che mi dà più colore al piatto del bollito. Questa naturalmente va messa a cottura in una pentola a parte, perché essendo messa sotto sale con degli aromi per un lungo periodo, certo, dopo non deve alterare il sapore del brodo, quindi è una cottura a parte. Poi c'è la testina. Sì. Questa è la testina di vitello. È quella più grassa, vero? Non è che sia grassa. È quella che quello... vuole la testina. E esatto. Tanti dicono di no, vero? Esatto, perché partono dal presupposto che sia grasso, ma non è grasso, è cotenna. Sì. È cotenna e poi c'è dentro c'è il pezzo di guanciale dentro, che tutti impazziscono per il guanciale. Facendo la testina c'è anche il guanciale dentro. Hai ragione. Poi c'è la coda. Le donne dicono sempre di no alla testina. Lo infatti, non sanno quello che perdono. Però ci sono delle donne supereroesse, sì. Supereroine che invece la mettono nel piatto. Calda, scottadito, del bollito non deve mancare. Va bene. Io ho portato anche un pezzo di costine di maiale, perché a Cremona specialmente c'era la tradizione di fare i tre brodi, cioè manzo, pollame e maiale. Sì. Una volta c'era l'abitudine di far cuocere il salame da pentola insieme al manzo e alla gallina, però dà sempre un gusto di maiale, di loro. Per ovviare a questo noi aggiungiamo un pezzetto di costina, di stinco di maiale o qualcosa del genere nel brodo insieme agli altri ingredienti e diamo così i tre gusti al brodo. Quindi pollame, manzo e in modo maiale. Così indolore diamo rispettiamo la tradizione. Esatto, esatto. Senti, qua sotto invece cosa c'è? Fammi questa? Vedere. Intanto mi sa che si è spento qua, che abbiamo schiacciato per sbaglio, lo riaccendo. Cos'è, una coda? Questa è una coda. È una coda che va aggiunta sempre ai bolliti e si mangia insieme ai bolliti. È una carne saporitissima della coda, purtroppo ce n'è sempre poca, perché ce n'è una sola per animale. Eh sì. Ed è la più richiesta. Noi... Ma nel bollito si mette? Sì, si mette la coda. Si mette, come le ripeto, se ne mette poca perché ce n'è poca in commercio. E di solito la coda la abbiniamo alla coda vaccinale. Esatto. No, noi non siamo romani, quindi la mangiamo volessata, che è stupenda, è buonissima. Proprio quella da sporcarsi le dita, ecco, da masticare, da sgranocchiare così. E poi qui abbiamo i salami. Ah, poi ecco, abbiamo il salame da pentola. Sì. Questo è un altro ingrediente del nostro bollito. A differenza c'è anche il cotechino. Nel bollito cremonese noi mettiamo il salame da pentola. Il cotechino è talmente un piatto buono per sé che lo preferiamo mangiarlo per suo conto. È vero. Insieme ai bolliti ci mettiamo il salame da pentola. Il cotechino lo mangiamo per suo conto a parte. Col purè, le lenticchie. Lenticchie, certo. Cioè, gli dopo spinaci. Gli spinaci. Eh? Sì, le lenticchie per me è l'ideale. L'ideale? Il cotechino, sì. Sì. Poi abbiamo i ripieni, io ho fatto due ripieni qua, due tipi di ripieno. Ce n'è uno che è questo classico, diciamo, ecco, io l'ho messo in carta da cottura. Sì. Perché naturalmente il ripieno della gallina o del capone è sempre poco, Quindi si può fare un salamino di ripieno, si mette nel brodo, si fa cuocere una mezz'oretta, 40 minuti e poi c'è un'aggiunta di ripieno al piatto. Questo è il classico ripieno alla parmigiana, che magari se adesso dopo abbiamo tempo facciamo qualcosa. Dopo mi spieghi allora anche gli altri, tutti i dettagli dei ripieni, perché... Dei ripieni. Ecco, questo invece è un ripieno che si usa più che altro qua sul cremonese, è un ripieno fatto con della carne. Con la carne. Ci vanno le frattaglie di pollo, naturalmente uova, formaggio. Un po' più saporito forse. Un po' più saporito, un altro gusto, perché beh, qua che fa la differenza è senz'altro il formaggio. Se si usa del formaggio buono, se non proprio parmigiano reggiano, anche un buon padano è buonissimo anche questo. Ma mi stai facendo venire fame, guarda Giancarlo, farei già un piatto di bolliti pazzesco. Senti, la pentola bolle. Noi intanto, la pentola bolle qui, perché ovviamente ci siamo portati avanti, così poi vedremo i nostri bolliti pronti. Ti lascio qui in cucina, tieni d'occhio tutto, mi raccomando. D'accordo. Io vado invece al nostro divano, prendo la cartelletta perché... Ci ha raggiunto la nostra vice Brambilla, buongiorno vice, ciao ben ritrovata, grazie. È venuta a parlarci dello spettacolo di Gianmarco Tognazzi, certo. Perché
per chi ancora non lo sapesse, la nostra bice è la nipote di Ugo Tognazzi e quindi con lei ci piace ricordare tutte le iniziative ovviamente che Cremona porta avanti per ricordare il grande Ugo. E a proposito appunto di Cremona per Ugo, che è questa manifestazione, rassegna, insomma, che racchiude una serie di eventi, arriva a Cremona il 5 e 6 dicembre questo spettacolo Al Filo. Al Filo Drammatici. Si chiama Guardiana. Si chiama Guardiana, con Gianmarco Tognazzi. Io sono qui a promuoverlo perché se Gianmarco fosse mio nipote sarebbe uno squallido caso di nepotismo, invece è mio cugino e lo facciamo diventare un caso di cuginismo. Cuginismo, esatto. Di cuginismo. Anche perché lui è un po' lontano, quindi noi, insomma, sì, usiamo ovviamente i nostri... La nostra rappresentante della, certo, famiglia. Certo, certo, sì, loro si fidano molto di me, spero che la fiducia sia ben riposta. In ogni caso, è definita un'opera contemporanea. È definita un'opera contemporanea perché Guardiana è un'opera che nasce come opera letteraria, scritta da Francesca Merloni. Io tengo guardati i nomi perché mi ricordo meglio quelli del libro di storia che non quelli che ho letto poco fa. Questa Francesca Merloni è una poetessa e... Però dicendo poetessa non dobbiamo pensare allo stereotipo della poetessa così un po' campata per aria. È una donna molto bella, piuttosto carnale e come l'ha definita Giordano Bruno Guerri, dice è una poetessa magnifica che ride, che non crea solo poesia ma anche una poesia in azione. Perché quest'opera letteraria che lei aveva scritto e che la casa editrice Il Cigno di Lorenzo Zichicchi aveva pubblicato è stata poi trasformata in un'opera teatrale. Quest'opera teatrale a sua volta... Eccola qui, Francesca. Eccola lì, ragione che è bella. È una bella signora, sì. Io l'ho conosciuta, è una signora piena di temperamento, per cui sai, parlare magari di un'opera di poesia portata in teatro potrebbe far pensare a qualche cosa di un po' greve, un po'... Invece no, vi assicuro, io non l'ho ancora vista, però ho parlato con Gianmarco. Eccolo qua, che Gianmarco, eccolo che invece qua. Cura la regia, giusto? Cura la regia e recita. L'ho chiamato per dirgli, mi spieghi perché l'opera si chiama Guardiana? E lui ha scaricato il telefono, perché è rimasto al telefono, e voi lo sapete perché non riuscivate a contattarmi, è rimasto a spiegarmi con l'entusiasmo che lo caratterizza sempre, quest'opera, come è nata, l'evoluzione che ha avuta. Questo invece questo è Arzovino. Remo Arzovino, Remo che Arzovino, invece ha curato la musica. Che ha curato la musica. Remo Arzovino non è un poeta, è un avvocato. Non potendo cambiare la legge, ha pensato di cambiare le impostazioni musicali. Per cui questa opera letteraria, diventata opera teatrale, inizialmente recitata soltanto da una donna che era appunto l'autrice, è diventata poi, agli occhi di Lorenzo Zichicchi, qualcosa che andava compensato e completato. Siccome lei parla di sentimenti, parla dei suoi amori finiti, gli amori finiti anche magari per colpa sua, perché è una donna che brucia gli amori, ha pensato di aggiungere come contraltare la presenza anche maschile e ha pensato che niente fosse meglio di Gianmarco Tognazzi. Infatti lui è entusiasta di questa sua opera, ne parla veramente con un grandissimo trasporto. Si cercano le parole per esprimere i sentimenti d'amore che questa donna in una serata di solitudine esprime. E ogni tanto c'è questa presenza, non si capisce bene se reale o evocata, bisogna andare a vedere lo spettacolo per capirlo, Al Filo, martedì 5 dicembre, ore 21. E poi al 6 invece e la poi replica per le scuole, alle 10:30. E c'è questo intervento maschile appunto per dare un completamento a questo loro rapporto. E dove non arriva poi la parola, c'è la musica appunto composta da Arzovino. Lo spettacolo è stato rappresentato dappertutto con grandissimo successo. Perché è in tour questo spettacolo. È andato in tour e ha fatto veramente tantissime tappe. Ho visto qua Ravenna, Mantova, Forlì e soprattutto è stato per molto tempo sul lago di Garda al Vittoriale degli Italiani è stato rappresentato, quindi a Tuscolano Maderno, a Torri del Benaco.
sempre con grandissimo successo, quindi adesso anche a Cremona lo aspettiamo per ci mancherebbe altro che proprio Cremona non fosse un grandissimo successo. Senti, Bice, il Cremona per Ugo ovviamente ha portato avanti una serie di appuntamenti nell'arco di questi mesi, insomma a partire da ottobre. Adesso oltretutto il 26 di novembre sempre al Filo ci sarà la proiezione di uno dei film cult. Amici miei, atto secondo, che appunto io penso che davvero ci si aspetti, parlando di Ugo, ci si aspetti di vedere i suoi film, per esempio nel pomeriggio del 27, giornata di ricorrenza della sua morte, insomma il suo secondo compleanno purtroppo, al Dipartimento di Musicologia. È venuto Tatti Sanguinetti, che è una memoria vivente di tutto quello che fa cinema e spettacolo, ed è stato rappresentato anche uno spezzone del film Alta Infedeltà, che era veramente qualcosa di esilarante, per cui insomma, c'è stata anche molta adesione da parte del pubblico, certo, che ha riso naturalmente molto volentieri. È stata una cosa bella. Ricordiamo anche peraltro che c'è una mostra, se non sbaglio, al Museo del Manifesto Cinematografico a Milano, che ripercorre la carriera del grande Ugo. Sì, perché sarebbero i manifesti dei film di Ugo come se uscissero oggi dal cinema. Quindi sono 33 grafici e illustratori che ripropongono altrettanti manifesti rifatti, tra virgolette, attraverso i quali si può ripercorrere la sua carriera, e quindi c'è questa mostra. Poi c'è stata anche una produzione a Irla di Milano, in cui è stata prodotta da Paco Dordoni, Paco Magri veramente, sì, del ristorante Paco Dordoni, esatto. Sì, ormai tutta una famiglia. Una ricetta dello zio che è stata presentata a Milano. Esatto, infatti volevo dirti anche poi questa cosa, perché c'è stata anche la partecipazione da parte di tanti ristoratori cremonesi, sì, che hanno aderito a questa iniziativa, sì, per riproporre diciamo delle ricette delle ricette, Ugo. Certamente. Perché certamente. Lui, ricordiamo, infatti, visto che parliamo di cucina qua, certo, lui era un amante, per esempio, della cucina. Un amante, era un fissato della cucina, gli riusciva anche molto bene. Non bisogna ascoltare cosa diceva Villaggio, perché poi Villaggio, dopo aver mangiato 50 anni perché in casa sua, cose buonissime, si permetteva naturalmente, nel suo genere di umorismo, così sempre un po' nero, che però infastidiva molto la mia mamma, sì, perché diceva, parla sempre male di Ugo, lo prende sempre in giro, e la mia mamma non accettava questa cosa, diceva, mamma, guarda che lui è fatto così, e lo zio poi gli era molto amico. E lo zio cucinava veramente molto bene, poi era uno sperimentatore, ogni tanto inventava qualche cosa, non si può dire che tutto magari gli riuscisse sempre benissimo, però io posso dire di sì, quello che ho provato. Era una buona forchetta e i piatti cremonesi gli piacevano. I piatti cremonesi gli piacevano, non era un grande mangiatore, era un grande assaggiatore, gli piaceva andare... Era più la convivialità, gli piaceva la convivialità, gli piaceva andare a assaggiare un po' di questo e questa mattina impazzirebbe per quel bollito, sicuramente volevo sì. Volevo chiederti, il bollito immagino che invece fosse per carità, certamente sì, certo. Senti, è sempre ovviamente ricordato qui a Cremona, il grande Ugo, sì. Non vogliamo dimenticarlo, no, certo, ci c'è stiamo stato, muovendo per farlo. Insomma. C'è stato promesso dal sindaco Galimberti, quando è diventato sindaco di Cremona, che avrebbe continuato in questi anni a ricordare Ugo, la promessa è sempre stata mantenuta e quindi siamo contenti, ne siamo orgogliosi. Ecco. Allora, ricordiamo l'appuntamento il 5 e il 6 di dicembre al Guardiana. Filo con Guardiana, lo spettacolo. Spettacolo di Gianmarco Tognazzi e poi il film, andate a vedere. E poi andiamo a vedere Amici miei. Andate a vedere Amici miei, atto secondo, che è sempre un gran bel film, il 26 di novembre alle 21 al Filo. Grazie Bice per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie per avermi ospitato, grazie. Ecco Giovanni, sei qua. Chiedere, perché appunto si dicevano della valorizzazione anche di tutte le memorie legate a Ugo Tognazzi, quindi la raccolta dei tanti oggetti che insomma lo hanno accompagnato nella sua vita. C'è stato già un tentativo anche grazie all'Università di Pavia, abbiamo la musicologia qui a Cremona, sì. È bella questa iniziativa? È molto bella, abbiamo ampiamente collaborato noi come famiglia Maffi, perché mio marito era
un appassionato raccoglitore delle locandine dello zio, quindi in qualsiasi posto si andasse, le abbiamo trovate al Festival di Cannes, abbiamo trovate nei vari mercatini, aveva i suoi addentellati qui al mercatino di Cremona, per cui abbiamo veramente fornito una raccolta incredibile di locandine, di libri, di memorabilia, di cose che riguardavano lo zio, e l'Università di Cremona, quindi la musicologia, le ha sempre sempre molto valorizzate e esposte. Per e cui... speriamo che altre ne saltino fuori. Certo, come no. A proposito di passioni però, Nicoletta, tu ancora non eri in studio, prima Bice si è avvicinato, ovviamente non poteva, si è avvicinata alla nostra cucina, perché insomma l'ho vista anche molto preparata ed esperta sulle carni. Ho aggiunto qualche notizia in più perché mi sono inorgoglita, perché anch'io faccio del ripieno insalamato a parte, perché non basta mai davvero. E ho apprezzato il capone, che per essere così giallo è anche molto costoso. Dal colore si capisce. Da un bel colore. Non sapevo della chiara d'uovo, quindi nella vita... anche tu l'hai scoperto, hai visto? Mai finito di imparare. Come si dice in cremonese. Cremonese. E quindi attuerò anche questo piccolo espediente per farmi apprezzare per fare maggiormente. Il brodo perfetto per i marubini. Ma lì ci vogliono dei marubini. Adesso ci attrezzeremo. La prossima puntata. Vi conviene, perché con un brodo simile mi pare che sia la sua morte aggiungere il marubino. Esatto, grazie. Grazie Bice, a voi grazie per l'ospitalità. Allora grazie. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo in cucina, allora andiamo a vedere come funziona il nostro ripieno. Gran bollito qui con il nostro Giancarlo Ruggero, il macellaio storico di Cremona. Giancarlo, abbiamo detto che facciamo ripieno, invece facciamo la salsa verde. Sì, ho preparato qualcosa intanto per preparare la salsa verde. Ho tritato un po' di prezzemolo, ho fatto rassodare le uova, ho messo a bagno la mollica di pane con un po' di aceto. Ah, ecco, vedi, questo ci va soprattutto. E quindi, esatto. Quindi adesso procediamo. Io il prezzemolo è già tritato, quindi mettiamo nel mixer. Anche la l'aglio mollica ci di pane, sì, si vuole, l'aglio. Si vuole. Purtroppo adesso in tante cose, pensa che addirittura siamo costretti a vendere il salame cremonese senza aglio. Lo so. È assurdo, non esiste. Io sono tra il salame quelle cremonese. Che rompono le scatole per l'aglio, hai capito? Quindi parli con quella sbagliata. ma ci sono anche delle ci sono delle persone che non lo digeriscono sto benedetto aglio. Quello sì. Ma più che altro è l'alito che dà fastidio, questo alito, gli odori, tutti gli odori, ma sono profumi, non odori. Hai ragione, una profumi. Volta non c'erano tutte queste. Esatto. Così. Le mie figlie, quando vado per stalla, mia moglie un po' meno, che vado per stalle, naturalmente vado a casa a puzzo di stalla. Ma sono profumi. Sono profumi. Senti, ma tu da quanti anni fai il macellaio? Beh, io ho cominciato col papà, che ha aperto il negozio nel 46, io sono arrivato a lavorare con lui nel 64. Wow! Quindi hai una certa esperienza, come penso dire. Di sì. Anche papà era macellaio. Sì, lui ha cominciato da garzone, che allora i garzoni pagavano il datore di lavoro per imparare l'attività. Veniva in bicicletta dal paesello da Fogarole. E veniva ad imparare la sua attività. Dopo ho aperto il negozio nel 46, lì a Porta Venezia. Ed è lì rimasto storico. No, non siamo sempre rimasti lì. Nel 90 ci è capitata un'occasione di potersi trasportare dall'altra parte, dall'altra parte della piazza, e quindi abbiamo potuto ampliare l'offerta dei prodotti, aggiungendo, purtroppo le donne al giorno d'oggi hanno sempre meno tempo da dedicare alla cucina. La parte, di gastronomia già pronta o quasi pronta. Sai com'è, quindi, non siamo più a casa come un tempo. Esatto, quindi, è quello. Purtroppo manca la massaia in casa, però almeno quando c'è qualche invitato il bollito si può fare. Esatto, soprattutto abbiamo delle cose buone. Abbiamo messo l'uovo. L'uovo solo, la mollica di pane bagnata tutto, con l'aceto. Anche il bianco hai messo? Anche il bianco io metto, sì. E qua un po' di capperi. Se sono bei piccolini, meglio ancora, che sono più buoni. Prezzemolo frulliamo tutto e prezzemolo. E aggiungiamo dopo che è già tritato. Ce lo mettiamo l'aglio? Mezzo, dai. Un quartino. Vabbè, dai. Dunque, questo per farlo... Schiacciamo così. Perfetto.
Senti, allora, la salsa principe, diciamo, per i bolliti, per accompagnare i bolliti è quella beh, verde. No, partiamo dalla mostarda, dai, siamo a Cremona, esatto. Non può mancare la mostarda, che non può mancare la mostarda. Sì, dopo la mostarda, indubbiamente, la salsa verde. Salsa verde, dopo verdure lessate, vari tipi di salse, però quella principe, diciamo, proprio è la salsa verde, indubbiamente. Salsa verde e mostarda. Mostarda, dopo si fanno gli spinaci, le verdure lessate, dopo ci sono la salsa rossa, i piemontesi hanno il krill. La pera. I veneti hanno la pera, che è molto buona anche lei con i bolliti. Fatta con cosa? Con mollica di pane, midollo di bue. Midollo di bue e pepe naturalmente, dopo si allunga, va cotta per tante tante ore, allungata continuamente con il brodo di carne. Vediamo qua com'è. Se siamo riusciti. Sì, perfetto. Ah, ok. Allora aggiungiamo questo mixer. Solo il prezzemolo. A questo. E la salsa verde è fatta. E la salsa verde è quasi fatta. Quasi fatta. Va bene, allora dopo vedremo insieme invece. Sì, qua ci va solo aggiunto l'olio, sale e pepe, aggiustate sale e pepe e basta. Va bene. Allora, dopo facciamo vedere come si fa anche il ripieno, dai. Facciamo okay, così. Va bene. Allora diamo la linea al nostro Giovanni dal divano. Grazie, grazie, grazie. Cambiamo decisamente argomento. 25 novembre, anche quest'anno, tra pochi giorni, tornerà la giornata mondiale contro la violenza alle donne, istituita dall'ONU nel 1999 per ricordare un grave fatto che accade, un brutale assassinio che accade nel 1960, l'assassinio di tre sorelle, considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare un regime nella Repubblica Dominicana. Allora, anche quest'anno naturalmente ci saranno eventi, iniziative per ricordare questa giornata a Cremona, in particolare domani pomeriggio, mercoledì 22 novembre alle 17.30, alla Sala Forum in via Speciano 2, ci sarà un incontro organizzato da AIDA Donne Senza Frontiere, durante il quale sarà possibile incontrare tre donne cremonesi che quotidianamente e nel silenzio lavorano per i diritti delle donne migranti. E allora queste tre donne sono già qui nel nostro salotto, che saluto e ringrazio, buongiorno, benvenute, insieme a loro naturalmente anche Daniela Polenghi che appunto fa parte dell'associazione Donne Senza Frontiere. Allora Polenghi, subito due parole per introdurre l'incontro di oggi e di domani. Sì, l'incontro di domani nasce da un'emozione forte. Due settimane fa si sono svolti a Salerno i funerali di 26 donne, 31 perché altre tre erano state trovate poco lontane, i cui cadaveri erano sbarcati nel porto di Salerno dopo l'annegamento in un barcone. Queste donne sono le uniche che sono state ritrovate, erano state accompagnate probabilmente da altri 100 morti, fra cui anche parecchi bambini. Come associazione di donne cremonesi siamo rimaste colpitissime da questa cosa, perché queste donne erano tutte fra i 14 e i 18 anni. Quindi abbiamo pensato, potrebbero essere nostre figlie, potrebbero essere nostre sorelle. E ci siamo dette basta, ci siamo dette non si può tacere su quella che ormai è diventata una tomba, cioè il nostro mare Mediterraneo, perché solo nel 2017 vorrei ricordare che sono stati accertati, perché quelli non accertati sono molti di più, 2.808 morti, tra cui appunto molte donne e bambini. Quindi abbiamo pensato di dare voce a questa cosa parlandone con qualcuno che è molto vicino a noi, cioè con queste tre signore cremonesi che lavorano quotidianamente su questo tema, sul tema dei diritti delle donne e sul tema dell'immigrazione femminile. L'abbiamo fatto appunto nel percorso del 25 novembre, che è, come diceva, la giornata internazionale contro la violenza, perché riteniamo che essere private della vita e della vita dei figli sia la violenza più grande che può capitare ad una donna. Quindi questo è il motivo dell'iniziativa. Lascio poi ovviamente a loro, certo, dire quanto anche a Cremona si fa su questo tema. E insomma, vuol dire declinare il grande tema delle migrazioni
declinarlo così sul genere femminile, proprio evidenziando l'importanza anche che le donne hanno durante queste traversate così pericolose e così drammatiche, e partendo appunto da questa dramma vissuto 2 settimane fa, quando appunto a Salerno è arrivata questa nave all'interno della quale c'erano queste 26 donne morte, tra l'altro tutte molto giovani, ragazze, donne, 14 eccetera. 14 e 18 anni. Ecco, appunto, partiamo proprio dall'inizio, no? E lo farei con Tina Maffezzoni, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere. Tina Maffezzoni, che abbiamo già avuto modo di incontrare qualche mese fa qui all'interno della nostra trasmissione, è una lunga esperienza all'estero, nei paesi dove lei va per aiutare direttamente sul posto le popolazioni. E proprio a Tina Maffezzoni allora chiederei così di spiegarci un po' anche qual è lo spirito e la forza che sta dietro a queste migrazioni e soprattutto a queste donne che affrontano mille pericoli per arrivare in Europa. Sì, io ho avuto il privilegio di fare un'esperienza recentemente in un ambulatorio per le donne migranti in transito, quindi donne che non richiedono asilo ma che vorrebbero andare in altri paesi europei a Ventimiglia. E quindi ho raccolto tante storie, ho raccolto tante testimonianze di donne che lasciano il loro paese di origine e affrontano mille pericoli insieme ai loro figli, insieme ai loro bambini, oppure anche in gravidanza, per poter andare a cercare dei luoghi migliori per il futuro. Ecco, queste donne vengono da vari paesi dell'Africa, vengono dall'Eritrea, dall'Etiopia, dal Sudan, dal Chad, dalla Nigeria, dalla Costa d'Avorio, dove in ogni paese, in ognuno di questi paesi, anche se noi non lo sappiamo, anche se la comunicazione è così limitata e l'informazione è così ridotta, ci sono delle condizioni di vita inaccettabili per le donne. Sono già inaccettabili per la popolazione in generale, ma soprattutto per le donne, perché in questi paesi le donne non hanno nessun diritto e quindi sono costrette a qualsiasi tipo di violenza. Sono quelle che mangiano per ultime, se nascono dei bambini maschi o femmine, comunque la femmina mangia per ultima, non ha il diritto di andare a scuola, oltre che conflitti interni del paese. La politica in questi paesi è una politica un po' particolare, perché è una politica che non è trasparente, che non è onesta, diciamolo pure, è una politica corrotta. Quindi ci sono molti accordi con i paesi occidentali che sfruttano le risorse del territorio insieme ai governi locali. Ovviamente per la popolazione non c'è nulla, non rimane nulla, ma soprattutto per le donne. Il fatto di vivere un territorio così ostile ma anche così ricco non porta assolutamente nulla, quindi la popolazione poi di fatto deve affrontare soltanto le difficoltà legate al territorio, comunque in qualche caso ostile, eccetera, ma il fatto che sia un territorio ricco di giacimenti e di altre, insomma, non porta assolutamente nessuna ricchezza, anzi. E tutto questo naturalmente, la sua esperienza ha messo in evidenza appunto una situazione così difficile soprattutto per le donne, e quindi le donne, nonostante le difficoltà, pensano di partire e di raggiungere appunto l'Europa. Un viaggio difficilissimo, pericolosissimo. Quando sopravvivono poi arrivano qui e qui inizia comunque un altro dramma, nel senso che comunque la situazione non è facile. Per fortuna ci sono associazioni come quelle di cui stiamo parlando, che insomma arrivano in aiuto. Per esempio la Fondazione Madre Rosa Gozzoli con Pinuccia Meazza. Ecco, voi in qualche modo vi occupate proprio dell'accoglienza di queste donne. Sì, noi abbiamo un settore che si occupa proprio dell'accoglienza di donne vittime di tratta. Quindi noi abbiamo una seconda accoglienza, significa che le donne rimangono da noi per lungo tempo. Arrivano, noi ci occupiamo dal 99 in realtà di questo fenomeno. Nell'ultimo periodo io, ecco, ci tengo a sottolineare come l'arrivo sia caratterizzato innanzitutto dall'età sempre più giovani. Quindi arrivano ragazze da noi minorenni in condizioni davvero gravissime, perché il loro percorso migratorio è un percorso di schiavitù. Quindi loro attraversano tutte quelle, io dico in particolare, ecco, nell'ultimo periodo noi abbiamo tanta accoglienza di donne che provengono dalla Nigeria, ma dico ragazze provenienti dalla Nigeria, perché provengono da questo percorso durissimo che loro hanno attraversato tantissime volte da giovani minorenni. Hanno dovuto vivere l'esperienza libica, che è un'esperienza fatta di sfruttamento, di costrizione alla prostituzione, dove non c'è alcun diritto, dove il rispetto della vita umana non esiste.
e quindi nel momento in cui giungono da noi vengono aiutate non solo per tutto quello che è il percorso davvero di prima accoglienza, perché noi a loro, come dire, partiamo un po' da zero per accogliere, no? Ma proprio per cercare di rielaborare un'esperienza drammatica dove il rispetto della vita umana non esiste, dove tu in quanto donna e come donna, soprattutto se sei una donna di colore, la tua vita davvero non ha avuto alcun tipo di significato ed eri in balia comunque di qualsiasi persona. I motivi per cui loro vengono sono i motivi, come diceva Tina prima, di una povertà assoluta, ma soprattutto mi sento di dire di un'assoluta impossibilità di qualsiasi speranza di vita, qualsiasi riscatto, di costruire, certo. No? Per cui, come dire, accettano, diventano preda facile di qualsiasi tipo di trafficante, perché poi in realtà sono tutte donne trafficate. Tantissime di loro poi sono destinate a un'altra forma di sfruttamento, che è quella poi di essere costrette alla prostituzione forzata nei nostri territori, oppure altre forme di sfruttamento, e quindi noi cerchiamo proprio di aiutarle in questo, facendole certo. uscire da una condizione di vittima per poi potersi sperimentare. Ecco, ma quindi lei dice che la loro partenza è, diciamo, un po' indotta? La loro partenza è indotta da una situazione di vita impossibile, perché nei loro paesi essere donna e poter rimanere là è davvero difficile. Ma quindi non è un viaggio, come dire, tra virgolette, autonomo, è un viaggio comunque che viene gestito dai trafficanti. È un viaggio costosissimo, organizzato. Tutte le ragazze, io parlo per la Nigeria, però anche noi, io parlo per la mia esperienza, sì. Tutte le ragazze hanno contratto un debito e questo debito va assolutamente onorato. Il pagamento del debito in realtà inizia già durante il viaggio, anche in Libia, e le ragazze quindi fanno fatica a riscattarsi da questo debito, per cui hanno assolutamente bisogno di percorsi di protezione. Queste sono cose che naturalmente poi vi hanno raccontato anche qui durante il periodo. Che raccontano e che noi esponiamo nei poi percorsi anche di denuncia che loro fanno. E quanto costano questi viaggi? Ah, questi viaggi hanno prezzi che, no, anche di più, anche 20.000 euro, 50.000 euro. Che vuol dire già che per un europeo, diciamo, sono sì, cifre. Sì, desidero anche sottolineare che però la condizione di, perché ormai le ragazze, tantissime ragazze, anche sono poco scolarizzate, perché comunque questo traffico di esseri umani è un traffico altamente organizzato che sa bene dove andare a prendere le vittime. Per cui è vero che in paesi come la Nigeria si sta anche facendo un lavoro per informare, ma è anche vero che nel momento in cui vado in luoghi, in zone, come ad esempio alcune città anche nei pressi di Benin, da dove loro vengono, dove le ragazze non sono andate a scuola, dove muoiono di fame, hanno tantissimi fratelli e hanno un'età giovanissima di 14-15 anni, l'età a volte nella quale loro iniziano il viaggio, e sottolineo arrivano da noi che magari ne hanno quasi 18, quindi voi pensate la durata di questi viaggi, capite bene che, come dire, certo. La fragilità è enorme. Quanto restano da voi? Allora, da noi il percorso dura un anno, massimo due, e c'è una prima accoglienza che poi viene aiutata con dei percorsi di semiautonomia. Diciamo, mentre sono da voi naturalmente partono poi le pratiche per la richiesta di asilo. Sì, dipende, ci sono diversi tipi di regolarizzazione, però uno dei nostri compiti è quello anche di regolarizzarli. Ecco, e a proposito delle richieste di asilo, sentiamo Marina Della Giovanna, che si occupa appunto della consulenza legale per quanto riguarda la Caritas, per quanto riguarda la richiesta appunto d'asilo. Ecco, si immagina che sia una pratica particolarmente complessa, lunga e difficile. Come si svolge? È esattamente lunga e difficile. Nel caso specifico delle donne sarebbe opportuno anche considerare i numeri, perché il numero di domande di asilo presentate nel nostro paese da parte di donne dal 2014 a oggi è quadruplicato. Erano poco meno di 5.000 e sono arrivate a circa 19.000. E di queste il 40% sono presentate da donne nigeriane. E da un punto di vista del diritto internazionale, europeo, italiano, le forme, le violazioni dei diritti fondamentali dalle quali queste donne fuggono costituiscono forme di persecuzione. Parliamo di matrimoni forzati, di mutilazioni genitali femminili, tratta e prostituzione, violenza domestica, stupro utilizzato come arma di guerra nei conflitti armati, aborti selettivi. Lo spettro è molto ampio. E quello che cambia è poi a livello implementativo quello che sulla carta possono avere e quello che in realtà ottengono. E
in questi giorni, per prepararmi anche all'incontro di domani, ho cercato di trovare dei dati rispetto ai tassi di accoglimento e di rigetto differenziati per genere dalle domande di asilo, sì, presentate da uomini e donne. Il Ministero non li elabora. Cioè non valuta. No, noi sappiamo quante domande presentate sono presentate da donne e quante da uomini, e sappiamo il dato accorpato di quanti si vedono riconoscere le varie forme di persecuzione, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, quanti vengono diniegati. Ecco, in percentuale comunque quante vengono respinte? Non sappiamo quante donne ottengono... No, no. In generale comunque donne, allora, e uomini? Allora, il 60% in prima istanza dall'autorità autorità amministrativa. Sì. La maggior parte presentano ricorso in sede, sì, giurisdizionale, e qui molti vengono recuperati. Ah, okay. E circa i tre quarti. Quindi vuol dire l'ipotesi è che comunque non venga fatta una differenza tra uomini e donne nel momento in cui viene valutata. Senso che i dati non sono disponibili, probabilmente non si ritiene che sia importante osservare. Sulla base della mia esperienza, molte donne ottengono tutela, ma ce ne sono anche che non riescono. Vengono respinte. Purtroppo spesso... dobbiamo chiudere, ma volevo chiedere così anche a Polenghi, alle nostre ospiti. Giustamente oggi si parla della giornata contro la violenza alle donne, e in particolare il vostro impegno è rivolto alle donne, e quindi eccetera. Sappiamo quanta acrimonia, per usare un eufemismo, ci sia nei confronti del fenomeno delle migrazioni, no? Ecco, e purtroppo forse non passa questa sensibilità ulteriore nei confronti delle donne, cioè chi ce l'ha con i migranti non è che faccia la differenza fra uomini e donne, anche questo insomma non aiuta, o sbaglio? No, non aiuta affatto in generale e non aiuta assolutamente in questo senso. Ma guardi, noi abbiamo messo come titolo dell'iniziativa di domani un piccolo verso di una, sì, poetessa somala che dice: nessuno abbandona la sua casa se non fosse una bocca di squalo, nessuna mette i figli su un barcone se il mare non fosse più sicuro della terra. Questo dovrebbe essere detto a tutti, perché cosa c'è dietro la migrazione? È fondamentale per dire la accettiamo o non la accettiamo. E visto che noi siamo un paese che tiene moltissimo al diritto alla vita, ecco, io credo che il diritto alla vita delle madri e dei loro figli dovrebbe essere in cima ai pensieri di tutti. Credo che su questo, per esempio, Papa Francesco dica delle cose assolutamente importanti. Ecco, Martina, l'affezione vuole aggiungere? Sì. Ecco, l'altra cosa però che mi piacerebbe molto che tutti insieme interrogassimo, perché sinceramente non ho visto in giro grandi ricerche, è: quando noi pensiamo a delle prostitute nere, che sono il secondo livello della prostituzione, perché quelle bianche dell'est e così vanno nelle case, le nere vanno, mm-hmm, per la strada. Ci saranno degli uomini italiani che vanno con le ragazzine, sì, di 15-16 anni? Allora, siccome la prostituzione è un mercato, e lei mi insegna che la legge di mercato vuol dire che c'è chi compra e chi vende, sappiamo tutto di chi vende. Di chi compra sappiamo pochino, forse dovremmo fare un lavoro su chi compra. Volevo aggiungere una cosa per me importante, anche se sembra molto semplice. Noi dobbiamo pensare che sono tutte donne e bambini. Ecco, noi stiamo parlando di donne e bambini. Le donne e bambini io le ritengo che siano il futuro del nostro pianeta, che sia il futuro dell'umanità. Soltanto dire questo, che poi siano neri, gialli, bianchi o blu, questo qui è un influente, e noi dobbiamo accogliere la vita sempre e comunque, perché tutti dobbiamo avere gli stessi diritti di una vita migliore. Questo. Grazie, dobbiamo chiudere. Tira Maffezzoni, che è appunto operatrice umanitaria Medici Senza Frontiere, Pinuccia Meazza, Fondazione Madre Rosa Gozzoli, e Marina Della Giovanna, consulente legale della Caritas. Grazie, grazie naturalmente grazie a Daniela Polenghi. Donne Senza Frontiere, domani 17:30, Sala Forum in via Speciano 2 Cremona, per celebrare la giornata mondiale proprio con l'esperienza di queste donne che aiutano le donne che arrivano in Italia e in Europa. Grazie. Grazie. Bene, ci fermiamo per qualche istante, ci vediamo fra poco. Siamo con il nostro macellaio Giancarlo Ruggeri, stiamo preparando il gran bollito oggi. A proposito del gran bollito, c'è anche un appuntamento domenica, giusto da ricordare? Sì, sì, facciamo il nostro annuale appuntamento. Quest'anno lo facciamo, come già da qualche anno, alla Cascina Farisengo, e facciamo il gran galà del bollito. Quindi quel giorno ci sarà tutto quello che tutto quello si che mangia di più buono. E di più. Esatto. Lo facciamo sempre naturalmente a scopo benefico, noi le nostre manifestazioni. Quest'anno abbiamo pensato di
aiutare due nostri colleghi terremotati di Amatrice e Norcia, che purtroppo non hanno avuto dei grandi aiuti. Addirittura uno gli è caduto il campanile della chiesa in negozio e gli ha distrutto completamente il negozio. Quindi stanno tentando di riemergere a molta fatica. Allora abbiamo pensato di devolvere quello che riusciamo a raccogliere a loro e saranno presenti al nostro pranzo. Ah, bellissimo, bellissimo. Poi un altro appuntamento ce l'abbiamo a fine febbraio, inizio febbraio, alle mura di Pizzighettone. Ah. Ci trasferiamo il bollito cremonese, il bollito bellissimo. Di Cremona. Facciamo alle mura un gemellaggio con Pizzighettone. Gemellaggio con Pizzighettone. Senti, allora, il ripieno, eravamo rimasti a Il ripieno del capone della gallina. Sì. Io qua ho scottato un po' di mollica di pane, adesso ci aggiungiamo del parmigiano reggiano, del grana padano, importante che sia buono, stagionato e di bello saporito. Voglio far vedere queste uova, guardate come sono rosse. Perché sono così rosse queste uova? Sono rosse perché alle galline, naturalmente sono galline galline libere, e non fanno che altro aggiungere al mangime, agli alimenti che danno, delle uova liofilizzate, e l'uovo diventa rosso. Le carote liofilizzate e il tuorlo d'uovo rimane ben rosso. E queste uova poi vengono usate per la pasta, così per la pasta rimane bella gialla come la pasta di una volta, addirittura. E l'erba, anche dell'erba essiccata, e così con l'erba le uova rimane bella rossa. Vedi? Allora, questo abbiamo messo. Non c'hanno degli aditivi, semplicemente gli danno da mangiare qualcosa di diverso. Ecco, io aggiungo un po', ho passato un po' di pasta di salame, che l'ho passata per sgrassarlo un filino, e poi lo aggiungiamo al ripieno. Mamma mia, che godura. Ci mettiamo un pizzico di prezzemolo. Sì. Una grattatina di noce moscata. L'abbiamo messa. Eccola qua sotto. Che gli dà un po' di profumo. Sì, che gli dà un po' di profumo. E qua vedo anche delle lamelle di mandorle. E delle lamelle di mandorle. A me piace mettere qualche lamella di mandorle perché gli dà un non so che di diverso. E poi un po' di croccantezza. Un po' di croccantezza dentro. Giusta. Impastiamo il tutto ed il ripieno è pronto. Il ripieno poi lo mettiamo nel cappone. Dentro nel cappone. E poi si cuce. E poi si cuce. E poi quando si fa il cappone cosa si fa? Si mette a lessare, giusto? Bollire. Non si dice lesso, ragazzi. Non si dice lesso. Si dice bollire. Si dice. Insieme al manzo, alla carne mista, alla carne magra. E come ripeto, per fare i due brodi, per fare il terzo sapore del brodo, un pezzettino di costina di maiale a chi piace. Ecco, naturalmente per... È una roba complicata mettere dentro il... Abbastanza. Tu lo fai con le mani. Ecco, volevo specificare una cosa. Io ho scottato il pane, perché scottando il pane non cresce più di volume e quindi non scappa dal ripieno del cappone. Quindi quello che mettiamo dentro è o dal cappone, il giusto volume del pane. Vedete, un trucco anche questo per i ripieni. Se fate scottare il pane già si gonfia come si deve e scappa fuori. Invece se si scotta non scappa più. Non scappa più. Bene, allora ti lascio fare questa operazione un po' delicata, che poi bisogna cucire il di dietro del nostro cappone. Io vado e cambio decisamente argomento, perché parliamo di matrimoni. Guardate qui cosa è comparso nel nostro studio, due meravigliosi abiti, perché con la nostra wedding planner Daniela Corti oggi parliamo della scelta dell'abito da sposa, e oggi Daniela è accompagnata da Stefania Bedendo della Sartoria Stefi di Trezzo d'Adda. Buongiorno Stefania. Allora, ci avete portato due abiti bellissimi tra tanti ovviamente che possono essere scelti. Allora, da dove si parte per comprare l'abito da sposa che deve essere perfetto per il giorno del matrimonio? Innanzitutto, prima di andare in atelier, Daniela, si deve definire il budget che si ha a disposizione, immagino. Io consiglio sempre almeno di avere un'idea grosso modo di quello che si vuole spendere, perché comunque chiaramente si può spendere da un minimo a un massimo. Bisogna valutare anche se comunque volere un abito fatto su misura, come può essere il caso appunto della Sartoria Stefi, perché effettivamente così si ha proprio esattamente quello che si vuole. Quindi è un consiglio che do, magari è proprio quello: se si cerca qualcosa di veramente particolare, di qualcosa veramente di tagliato su misura,
rivolgersi magari a una sartoria. Ecco Stefania, illustriamo innanzitutto i due abiti che avete portato qui oggi. Che cosa ci hai portato? Due abiti molto diversi, decisamente. Allora, diciamo che il primo è il classico, pizzo, doppio pizzo, con dietro la scollatura tatuaggio, mentre il secondo diciamo che è un po' più fresco, è uno chiffone in seta con questa stampa floreale, alle ragazze piace tanto, diciamo. Quindi insomma è un abito un po' più moderno, sì, un po' più moderno rispetto a quelli tradizionali, che adesso insomma ci si può anche sbizzarrire davvero con gli abiti da sposa. Bisogna ovviamente anche scegliere la persona che ci accompagna per quando dobbiamo fare la scelta. Con chi arrivano le spose Allora, solitamente la mamma. Cioè la mamma, io dico sempre, chi ti può consigliare meglio di lei? E invece a volte arriva proprio la truppa con tutte le amiche e allora lì davvero la sposa va in confusione. Perché ci sono ovviamente quelle che dicono... perché giustamente ognuno ha le sue idee. In ogni caso bisogna portare qualcuno che ti dica la verità, sia un po' fuori, quindi... Che dica insomma ti sta bene, ti sta male, non è il tuo modello. Onestamente. Certo. Quindi a volte le amiche magari non sono tutte amiche, ti deviano un po'. O comunque magari pur di dirti quello che ti vuoi sentir dire, ti dicono che va bene. E bisogna anche stare attenti ovviamente alle forme degli abiti, perché ogni fisicità avrà una forma adatta, Stefania. Allora diciamo che ogni persona ha il suo modello, cioè una taglia forte non può mettere un sirena, però sta a noi che comunque siamo lì a vendere di cercare di consigliare al meglio la sposa quando si trova in atelier. Senti, ma è davvero, visto che tu le spose ovviamente le vedi ogni giorno, è davvero così che quando si mette l'abito giusto lo si capisce all'istante? Sì, non piangono tutte, come dicono. Non piangono tutte, però comunque lo senti quando è il tuo. Cioè, ti senti perfetta. Vedi, le cambiano, non lo vogliono togliere. Cioè, è proprio... si capisce quando proprio è proprio quello l'abito. Tra l'altro a volte si provano degli abiti che magari sul manichino o appesi non ci dicono nulla e poi li mettiamo indosso e si trasformano completamente, è vero? Cioè diciamo che la maggior parte delle volte arrivano con migliaia di foto e poi alla fine escono proprio con quello che non c'entrava niente. Quindi non bisogna avere dei pregiudizi sui modelli. No, insomma. Io dico sempre che le cose vanno provate. Cioè mai in foto ok, è una modella, noi magari siamo anche meglio delle modelle e giustamente bisogna vederlo addosso l'abito, però magari quello che dici no è quello. Esatto, magari un abito un po' così pomposo e principesco sulla nostra fisicità poi non sta bene o viceversa, vuol dire tantissimo. Insomma. Ma gli abiti da sposa ovviamente sono abbastanza costosi, perché sono preziosi, sono fatti spesso magari su misura, quindi magari a volte le spose cercano anche un modo per risparmiare sull'abito da sposa. È possibile questo? Sì, non è facilissimo, però un esempio potrebbe essere quello magari di prendere la collezione passata, quindi magari credo anche che Stefania possa essere d'accordo. Certo. Più o meno orientandosi su un campionario della collezione passata può essere semplice magari risparmiare qualcosa. Il prezzo minimo per avere un buon abito da sposa più o meno qual è? Allora gli abiti partono da 1000 euro, dipende poi dai ricami, dai pizzi, tessuti, cioè dipende poi da tutte le cose che... E poi ci sono degli abiti che arrivano a costare, esatto, anche 10.000, anche di più, vero? Sì. Non si vendono più questi abiti, però vabbè, diciamo ci sono che... un po' più principeschi magari perché le ragazze sono più terra-terra adesso. Cioè, si spendono per l'abito, però sono più tranquille. Senti, quando è meglio cominciare a scegliere l'abito da sposa? Perché ovviamente... Diciamo che se una vuole stare proprio tranquilla per poi riuscire a organizzare tutto il resto, 6-7 mesi prima sarebbe l'ideale. Perché poi ovviamente... Perché poi dopo c'è il ristorante, ci sono i colori, le prove, c'è proprio tutto anche quello perché che il peso poi deve essere mantenuto. Esatto. Quello. È sempre la prova finale 6-7 per aggiustare... E poi dimagriscono, è quello il problema. Perché lo stress del matrimonio, insomma... Perciò ci vogliono almeno 5-6 prove, è quello. Senti, per le spose d'inverno però ci sono anche... Bisogna pensare a cosa mettere su. L'abito non cambia, cioè l'abito alla fine rimane sempre quello. Mettono o un giacchino o uno scaldacuore in lana, pellicciotto, cioè poi dipende dalla sposa. Poi alla fine quando si vestono la mattina, io poi le vado a vestire, si vestono la mattina, non vogliono mettere niente perché non devono andare a coprire il vestito.
Però fuori fa freddo. È fuori fa freddo, non tutte le chiese a volte sono riscaldate, certo, sì. A volte, insomma, ci si attrezza, ma certo. se è inverno, inverno, insomma, per quanto freddo, sì. freddo, freddo rimane. Una stola ci vuole. Ci vuole. Allora, sempre. Per andare a scegliere un abito, meglio non andare ovviamente magari nel weekend, meglio scegliere la settimana. Settimana è più tranquillo. Settimana, così almeno certo, possono essere c'è la seguite. Sposa che assolutamente non può. Allora a volte magari si fa anche la domenica. Però la settimana è naturalmente più tranquillo. Allora, tendenze, bianco, colorato, dicevamo... Dipende. Tutto è una questione di gusto. C'è chi parte col bianco e esce col colorato. Cioè, dipende poi, anche perché ormai non sono più solo primi matrimoni. Sono a volte secondi, terzi matrimoni, allora magari il primo matrimonio hanno scelto il bianco, il secondo matrimonio vanno sul colore. Però ci sono anche molte ragazze giovani che vanno sul colore. Senti, donne che hanno usato più di altre, ne hai trovate? Io ho una cliente assolutamente, 75 anni, un abito tutto oro. No, fantastica. Che no, quel numero di nozze era? Era il quarto matrimonio. Il quarto matrimonio. Vabbè, poteva usare allora questo punto. Sì, no, punto. Ci stava, dai. Ci poteva stava. Usare. Senti, Stefania, tendenze del 2018. Quali sono gli abiti più di tendenza? Allora, tendenza 2018 è ancora il pizzo. Pizzo? È ancora il pizzo. C'è questo, sta uscendo un colore che è più avorio, viene chiamato un po' cipria, diciamo. Però alla fine le ragazze stanno sull'avorio chiaro, sempre pizzo, sempre... Tatuaggio? Sì, con la scollatura tatuaggio. La scollatura tatuaggio è quella che si vede dietro, che si intravede. C'è il tulle, poi c'è il pizzo e si intravede la schiena. Senti, velo è ancora... Velo assolutamente lungo. Lungo. Velo tutte vogliono, ormai c'è stato qualche anno che il velo non andava più, adesso invece è assolutamente si lungo. Si torna un po' alla tradizione. Sì, sì, sì. Per fortuna si stanno risposando in chiesa. Quindi insomma e allora, il velo si mantiene vuole. La tradizione, certo. In chiesa ovviamente ci vuole, certo. Spalle coperte poi spalle quando coperte, si va in chiesa, quindi a volte gli abiti hanno anche queste parti superiori che poi si possono togliere sì. nel momento in cui si passa direttamente alla festa. Quando escono dalla chiesa possono tranquillamente togliere il pezzettino che è, così almeno rimangono solo col velo e è l'abito più bello. Esatto, esatto. Le spose, l'abito da sposa per la wedding planner è sicuramente un momento delicato, giusto? Anche questo. Esatto, anche se tante volte comunque vengono accompagnate dalle mamme, dalle migliori amiche, quindi sì, è un momento delicato, ma in realtà c'è sempre un supporto, non, difficile che sia solo la wedding planner ad andare con la sposa. Quindi per i matrimoni che arrivano adesso per la primavera, mi raccomando, ci siamo praticamente, ci siamo. Bisogna cominciare a muoversi, andare a provare, io non credo di entrare in questi abiti, quindi a parte che sono già sposata, però questo qua con le rose lo proverei volentieri, va bene, vabbè, un'altra vita dai. Grazie a Stefania Bedendo della Sartoria Steffi di Trezzo d'Alta, grazie alla nostra Daniela Corti, grazie a te. Ci vediamo Marita. Martedì prossimo, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. Martedì e quindi appuntamento con la musica proposta da Roberto Codazzi. Ciao Roberto, bentornato. Ciao, oggi con un ospite prestigioso che ci riporta alla recente Carmen. Alle due recite di Carmen, dove la regia è stata, diciamo, quantomeno dibattuta, le voci in parte anche, ma quello che ha messo d'accordo tutti è stato il coro tutto cremonese, sia degli adulti diretto da Diego Maccagnola, ma soprattutto le voci bianche dirette dal maestro Raul Dominguez, un vero specialista del genere che da 10 anni, quando nel circuito lirico osserva un coro di voci bianche, è il mago, diciamo, di questo settore, e cerchiamo di capirne i segreti di questo successo di Carmen e in generale il segreto di questa impostazione del direttore dei cori di voci bianche, maestro. Ecco, no, naturalmente il problema del coro di bambini è che i bambini crescono, quindi quando cominciano a essere pronti vanno via e arrivano dagli altri, quindi bisogna, è un'attività di continua formazione. Però detto questo, loro danno tantissimo, sono particolarmente entusiasti e questo risolve ogni problema tecnico che possa, perché naturalmente sono bambini inseriti in una produzione professionale, quindi bambini in mezzo ai professionisti che non
devono e non possono sfigurare. E questa è la sfida che viene sempre risolta felicemente grazie a loro che non hanno blocchi in principio e quindi si buttano sulla scena e fanno la loro parte. Però bisogna lavorare molto con i bambini, insomma, molte prove. Sì, le prove giuste, neanche troppe, perché provare troppo è peggio di provare poco. Quindi quelle giuste, quelle che mantengano sempre un certo grado di tensione, che è quello che fa scattare l'emozione sul palco. Lei è in Italia ormai da 30 anni. Eh sì, perché me lo ricorda? Perché il prossimo anno è un anniversario, come dire, deve festeggiare i 30 anni. Chissà quanti bambini ha formato. Questo sì, è uno dei piaceri di lavorare con loro, ritrovarli lungo questo percorso, e molti che in qualche modo continuano a avere a che fare con la musica. Un esempio per tutti: una delle ragazze che aveva cantato già nel coro dei bambini nel Carmen di 10 anni fa, e adesso canta nel coro degli adulti. Vediamo un attimo. Eccolo lì. Ecco, siamo riusciti proprio a cogliere anche questo momento. Quindi diceva che insomma chi inizia con lei poi prosegue anche in altri cori. Molti di loro sì, anche professionalmente, o fanno comunque, hanno a che vedere con la musica, perché questa è un'attività fondamentalmente formativa, in ogni senso, che poi facciano i musicisti o no, il contatto con gli artisti, il vedere come si genera uno spettacolo da dentro, è per loro non solo entusiasmante e divertente, ma anche in qualche modo una valenza pedagogica. Esatto. Che dici, Roberto? Sì, e poi visto che tu ricordavi, io non lo sapevo, che lui in qualche maniera festeggerà il trentennale di residenza in Italia il prossimo anno, e visto che il maestro Dominguez è soprattutto anche un bravissimo direttore d'orchestra, lo ricordiamo ai tempi con la direzione del coro polifonico, che intraprese dei progetti di grandissimo respiro, perché non festeggiare questo suo personale anniversario ritornando alla direzione di un'opera importante? Potremmo che dice, maestro, una proposta che può accettare? Ah, io accetto tutto. Ho 70 anni, quindi posso permettermi. All'età della maturità. Sì. Bene, bene, bene. Ok, dobbiamo purtroppo salutarci, abbiamo pochissimo tempo. Roberto, grazie. Maestro, grazie naturalmente. Grazie a voi. E avremo modo poi di come dire, incontrarlo e di nuovo godere, no, di questi cori pronti e preparati dalla sua maestria. Grazie maestro. Grazie, grazie Roberto. Bene, Nicoletta, ci sei? Cosa sto mangiando però stiamo tagliando la carne qui. Facciamo vedere questo piatto meraviglioso che abbiamo. Cosa abbiamo tagliato, Giancarlo? Abbiamo tagliato il pezzo magro, che è un pezzo della spalla, perché chissà perché adesso quando si parla di bollito si pensa solo alla pernice. Sì. Ma ci sono tantissime altre parti, anzi, che io le reputo migliori, leggermente venate, morbide anche loro, che non deve necessariamente essere la pernice. Questo infatti è un fusello di spalla che è leggermente venato anche lui, come la pernice, ed è eccezionale, veramente la carne non è stopposa. Questo è per me il re del bollito, proprio. Questa per gli intenditori, la scaramella, quella degli intenditori. Questa mangiata a scotto dita è quella che dà più soddisfazione col per l'intenditore. Col suo grasso, assolutamente sì. Non è che si scarta il grasso. L'ideale sarebbe meglio ancora questo grasso qua, che è il grasso del petto, che mio papà lo chiamava la carne bianca. Quella era l'eccellenza del bollito. Poi abbiamo il salame da pentola, il nostro ripieno. Nel frattempo abbiamo cucito il cappone. Ecco, una cosa molto importante e difficile a volte da capire è il tempo ottimale di cottura del bollito. Sì. Per le carni, naturalmente le carni magre, basta sentire col forchettone, si riesce a capire se è abbastanza tenero o abbastanza. Addirittura se è una parte venata, lì la prova del forchettone è fondamentale, perché il nervo, se non è cotto, è duro, quindi non cede alla forza del forchettone, e quindi è lo. Dopo il taglio del bollito,
Ecco, la fibra è semplicissimo, è come, non so, come nel legno, abbiamo le venature del legno. Sì. La fibra della carne va sempre tranciata, mai tagliata per il verso della fibra, ma tranciata, quindi rimane morbida, non stopposa. Quanti consigli, d'altra parte, con una lunga esperienza come la sua. Esatto. Purtroppo dobbiamo salutarci, non abbiamo tempo di andare oltre. Grande. Avremo modo di approfondire in una successiva occasione. Grazie. Benissimo. Grazie a Giancarlo Ruggeri per essere stato con noi. Noi ci beviamo adesso un bel bicchiere di Gutturnio e chiudiamo così, direi. Chiudiamo così, puntata. Ci vediamo domani direi. Ciao, grazie. Ciao. Ma tu domani ci sei? Non so. No, forse, vediamo. In qualche modo ci sono. Sigla. Ciao.